da tutta la fruffola che ho posto. E ma ci vuole, sono quei piatti tipici che sono buoni. Cominciamo lo spettacolo, che se poi vi lascio raccontare quanta fruffola mangio, mangiate una fruffola in mezzo. Allora, sono arrivato a casa, pesavo 70 kg. Siete malpensanti. Allora, a me fa piacere tornare a Boiano, perché io sono stato già 2 anni fa, e fa piacere perché uno dei titoli, voi lo sapete benissimo, ha i figli che stanno qua a Boiano, quindi grandissimi amici miei, fra l'altro c'è un applauso ai titoli voi come Roidi, è schifo, di cui sono onorato di essere l'autore, quindi scrivo per loro, quindi c'è un legame particolare. Ah, i pari scemo. Allora, io voglio cominciare questa sera però come faccio ogni volta, e lo voglio fare facendomi subito, ma cosa bella, no, fanno le riprese, perché devo venire in diretta lo spettacolo, cioè tu stai sotto qua a un centimetro, fa riprese, ma cazzo, poi vengo lo spettacolo, e devo venire da lì, ma cazzo, non lo so, e poi sono io drogato, capito? Io lo spettacolo, sti cazzi di telefoni, basta! Ma non mi scucciate, i ragazzi che escono assieme, andiamo a mangiare, ci divertiamo, e poi stanno tutto quanto a stare, tipo cazzo su, telefono in mano. Credi? Toglieteli, metti la vieni in casa, questi qua. Oh! Vedo che la lezione ti è servita, manco poco, cazzo. Se lo fate noi due. No, ma anche perché no, mo ti spiego, ma per fatto delle riprese, mo io l'ho detto, ma io, però veramente se potete riprendere soltanto il peso quando faccio il nonno, perché molte cose che faccio questa sera non le ho fatte in Rai, e quindi la Rai mi può fare dei problemi sia a me che le faccio che non mi fa più in televisione, e sia a voi che le pubblicate, quindi se cortesemente magari la signora proprio, signora, io italiano amico venuto in pace, però pure voi, ma ti dice pure un po' che impegna così. Se verrà la luce, voglio dirlo al signore, penso che sta una scusa, se la luce a male, che pure là se verrà la luce, raga. Allora, mamma mia, che strada, voglio. Allora, voi dire tutto a posto? Voi come è il cabarettista? Bravo, ma devi una faccia di culo, che culo. O poi ti dice, no, che poi, chiarimmi sti cose. Allora, diciamo, prima se riusciamo a cominciare stasera. Io voglio cominciare questo spettacolo come faccio ogni volta, sempre se studio che la luce. Ma io ne è curto, ma sotto la rete, allora, come faccio di volta? E lo voglio fare facendovi subito, nemmeno che la parte del pubblico, cioè le donne, perché io parlo con gli uomini, ragazzi, noi ci dobbiamo svegliare un poco, perché la donna, questa storia della parità, no? Vogliamo la parità, vogliamo ancora, ormai avete 3.000 diritti in più rispetto all'uomo, potete fare 50.000 cose in più rispetto all'uomo e continuate ancora a chiedere la parità, ma vogliamo vedere quante cose fate più voi donne e non ve la mandate, vogliamo vedere? E iniziamo subito, allora, se veramente vogliamo la parità, perché le donne vanno in bagno 7-8 alla volta e non se ne accorge nessuno? Come vanno due maschi assieme nel bagno? Ma posso andare in bagno con i miei amici? Perché parliamoci chiaro, c'è Dio che ha trattato meglio. Perché non so se vi ricordate, Dio disse, tu donna partorirai con gran dolore, tu uomo lavorerai con gran sudore. Poi di chi? A partorire con gran dolore e l'hai urnato. Due, pure tre, a lavorare con gran sudore, fai un mazzo tanto tutta la vita, non mi conviene, voglio far cambio, oppure fammi scegliere. E poi se veramente vogliamo la parità, ti spiego una cosa, perché quando per strada passa un matrimonio, fateci caso, pure un caso sicuro, tutto quanto che ti dicono, sta passando la sposa, c'è un maschio in aglia, pure il sposo, passa sulla sposa, abbiamo visto la sposa, è passata la sposa, com'è bella la sposa, ma sto fatto che la sposa è sempre bella, ma quando mai? Sono certi mostri nella macchina, la prima cicla che è bella, se la sposa, la vista la sposa, proprio quando passo funerale passo morto, maschio, pure se la morte il film, che è questa cosa? Se volete fare l'applauso è a piacere, non vi preoccupate. Ma faccio un altro esempio, allora, due persone si sposano, hanno un bambino, per un motivo qualunque si separano, fateci caso, i figli vanno sempre da mamma, io padre, papà, che sono tutti nel carcere i soldi con mamma, papà, vai a dire a tua moglie, ma perché? La risposta, è normale, guarda che il bambino l'ho fatto io,
non l'hai fatto tu. A parte il fatto che l'abbiamo fatto insieme, non so se ti ricordi che la serie discoteca Brigitte Bardot, cioè era io, era tuo trenino, mio figlio. Basta, stupido, l'ho portato io in grembo per 9 mesi, non tu, e mica posso scegliere almeno lui mi porta a fare un giro, tengo uno spazio, non posso fare. Basta, poi inizia a piangere. Ma quando piangete, una curiosità vale con le donne, piangete dagli occhi e poi che vi asciugate sotto il naso? Cioè, spagna, se non mi devi soffiare il naso, che fate? Continuo l'occhio, cioè, io controllo. Le femmine fanno queste cose sempre strane, quando fateci caso, quando si truccano l'occhio alla palla bocca, che si ci azzecca, si capisce? Tutti uguali, tutti uguali. Volevo vedere te per 9 mesi con quel pancione. Applauso avanti. A me. Ma io per 9 mesi ci metto la firma. Sono 43 anni che non c'è questa pazzia di essere lì. E voi femmine fanno morire a me. Fateci passare sempre a dieta, sempre a dieta, sempre a dieta. Come se si parla dai mariti, voglio gli alimenti. A faccia la dieta. Se ne avuto sto. Quando dico che la donna è furba, non dico una cosa così, ragioniamo. Avete mai visto in vita vostra una donna che quando dice un suo difetto, dice veramente un difetto? Guardate come sono furbo e noi. Guarda, che il mio difetto più grande, sai qual è? È che sono troppo buona. Lo difetto vuole, ma stai sfuttendo. E questa cosa si ripercuote nella vita di tutti i giorni. Oggi il 90% delle donne indossa il perizoma. Diciamo subito una cosa, non c'è sta niente male. Però dovete avere il coraggio, voi donne, di ammettere. Qual è il vero motivo per cui indossate il perizoma? Qual è? Se vede la luce strunza, qual è? Qual è? Qual è? Nessuno dice, lo dico qual è? Perché dovete provocare? Perché se non si spieghi in estate tutte queste donne con questi pantaloni attillati, trasparenti, a vita bassa. E la cosa bella è che se tu ti metti a guardarle e loro se ne accorgono, si girano, sei un porco! Cioè tu cammini con culo la fuori, o porco sono io, ma c'è qualcosa che non va. Ho preso il padre, io no.